Siamo qui con padre Ivan Pojavnik, un sacerdote sloveno, che ha pubblicato con noi, con Fede e Cultura, un testo importante dal titolo La prima stella del Concilio, la Vergine Maria e la Chiesa sulla via della nuova era. Allora verrebbe da pensare a qualcuno forse, basta, siamo stanchi di sentir parlare di questo concilio, tutti ne parlino, chi ne parla bene, chi lo contesta, chi lo cerca di interpretare in un modo, chi lo cerca di interpretare come una rottura con il passato, chi come invece una nuova Pentecoste, insomma basta, non se ne può più, torniamo alle fonti del Vangelo, torniamo alla devozione. Ebbene, padre Ivan ha dedicato uno sforzo grande per scrivere questo testo, ma che ha una peculiarità importante. Al centro c'è la Santa Vergine Maria, la prima stella del Concilio. Sì. E quindi è una dimensione che non riguarda solamente i teologi, ma che riguarda forse innanzitutto noi laici, noi uomini normali, noi uomini che facciamo la vita di tutti i giorni, la fatica del lavoro, della famiglia di tutti i giorni, andiamo alla Santa Messa la domenica, facciamo le nostre devozioni nella misura in cui siamo devoti, abbiamo devozione alla Santa Vergine Maria, ma che oggi ci troviamo in una grande crisi, perché ci troviamo in un tempo di enorme confusione, in cui sembra quasi che pregare il rosario sia una cosa negativa. Siamo accusati di essere sgranarosari. Che seguire la dottrina di sempre della Chiesa siamo ormai dei rottami da buttare via nel dimenticatoio della storia. È cambiato tutto con la storia della Chiesa? È tutto nuovo? Bisogna dimenticare e buttare via il passato? Oppure non è così? Cioè non è così, perché Giovanni XXIII, che è il padre spirituale del Concilio Ecumenico Vaticano II, è stato molto devoto della Madonna e pregava tre parti del rosario ogni giorno. E lui è andato a Loreto, nel santuario della Madonna, dove c'è la casa di Nazareth, proprio a pregare la Madonna perché dia la luce, perché sia la prima stella del Concilio, perché ci guidi a Cristo che è capo della Chiesa. Ed allora questo Concilio ha una dimensione essenziale mariana, nel senso che questo Papa, Giovanni XXIII, ha voluto questo Concilio riunito come erano gli Apostoli nel Cenacolo di Gerusalemme, nella preghiera con Maria, così anche questo Concilio doveva essere, ed è stato anche così, riunito nella preghiera con Maria, specialmente della preghiera del Santo Rosario, con la Santissima Vergine Madre di Dio e Madre della Chiesa. Ed allora lui ha esortato nel tempo di Concilio non solo i vescovi, i sacerdoti, religiosi e religiose, ma tutti i fedeli di pregare ogni giorno il Rosario per creare in tutta la Chiesa come un cenacolo di Pentecoste affinché scenda lo Spirito Santo che porta la vita, che è lui che è l'anima, cioè l'animatore della Chiesa, perché questo Concilio dovrebbe nella Chiesa, per opera dello Spirito Santo, far rivivere il Vangelo di Cristo proprio oggi. Ecco, così ha voluto il Concilio. Allora, insomma, tenere in mano il rosario, averlo in tasca, pregarlo, è qualche cosa che non è restare ancorati a un passato che deve essere superato nel nome del Concilio Vaticano II Nuova Pentecoste, ma è esattamente nella linea della continuità di sempre. Proprio così, è giusta questa interpretazione, perché il Rosario, come hanno detto Pio XII e poi Paolo VI, e ha ripetuto Giovanni Paolo II, il Rosario è il compendio del Vangelo, no? Ed allora quando la gente pregava il rosario tramite questa bellissima preghiera fortissima collegata con il cuore immacolato della Santissima Madre di Dio, la fede si conservava nelle famiglie e
le cose andavano secondo lo spirito del Vangelo. E questo concilio doveva rilanciare questo spirito di preghiera del rosario con la Madonna. Invece è successo proprio opposto, che dopo il concilio, proprio contro lo spirito di Giovanni Paolo II, è venuta la contestazione sia della Madonna sia della preghiera del rosario, e da allora è subentrata la confusione, è subentrato il fumo di Satana che ha causato quello che adesso noi vediamo e constatiamo, no? Sì. Qui si parla anche sulla via di una nuova, della nuova era. Allora, io penso che sia ormai evidente per tutti, è indifferente che all'interno della Chiesa si sia progressisti, tradizionalisti, ma anche al di fuori della Chiesa, che ci troviamo veramente al bivio della storia. In questo momento storico è un grande momento di crisi mondiale su tutti i piani. Su tutti i piani. Nella Chiesa c'è un problema di fede terribile, c'è una spaccatura, c'è questo addirittura uomini di Chiesa che accusano chi prega il rosario di essere dei sgranarosari, come se fosse un insulto. Ecco, ma anche nel mondo c'è una crisi mondiale che non è solamente economica, ma è anche la crisi con l'Islam, con l'aggressività terroristica, economica, con milioni di bambini che vengono assassinati in grembo alla madre ogni anno, che certamente questo tipo di pratiche non attirano sul mondo la benedizione di Dio. Allora, il Signore ci promette una nuova era, la Madonna, dovrebbe trionfare con il suo cuore immacolato, ma, sembra che tutto vada nella direzione opposta. Cosa possiamo fare noi? Cioè, questa crisi è stata vista già da questo Giovanni XXIII, che era un grande profeta, perché dopo due guerre mondiali il mondo andava in questa direzione che adesso si vede di più. Ma questi grandi papi del XX secolo hanno visto già questo processo, che è stato chiamato il tramonto dell'evo moderno. Cioè, le due guerre mondiali erano segno di questo tramonto, e dopo queste guerre mondiali l'umanità proseguiva la sua via dell'apostasia da Dio, no? E questa apostasia è entrata anche nei popoli cristiani, cioè in vecchi popoli cristiani, specialmente in Europa, no? E da allora questo Giovanni XXIII ha, con questo concilio, voluto quasi terminare questa era dell'evo moderno che stava tramontando e iniziare una nuova era. Perciò, secondo lui, il concilio doveva avere il ruolo di San Giovanni Battista, preparare la Chiesa alla venuta di Cristo nella gloria. E questa prospettiva, che si trova anche nei documenti conciliari, purtroppo è stata smarrita da moltissime interpretazioni parziali che non hanno tenuto conto di questa visione profetica di Giovanni XXIII, che è stata poi portata avanti sia da Paolo VI, sia specialmente da Giovanni Paolo II, che diceva che dobbiamo prepararci sempre più al ritorno di Cristo nella gloria. Purtroppo questa prospettiva dell'era nuova, che secondo il disegno di Dio noi andiamo, perché il disegno di Dio si realizzerà, purtroppo, come dico, è stata smarrita. Perciò è venuta questa confusione, che è proprio l'opposto del concilio, no? Perché si va nella direzione del tramonto dell'evo moderno, ma non secondo il disegno di Dio verso l'era nuova a cui ci conduce questa prima stella del concilio, che rimane sempre la Madonna. Perché nessun concilio come questo ha esaltato il ruolo della Madonna nel mistero di Cristo e della Chiesa. Allora, un buon motivo per noi laici, che non siamo esperti di teologia, che siamo stufi di sentir parlare di teologia, per leggere questo libro e per pregare il rosario, qual è, padre?
Cioè bisogna come è stato Giovanni XXIII, bisogna entrare nella sua linea, perché Giovanni XXIII era un papa molto semplice, cordiale, buono e così via, ma anche sapiente, un grande profeta. Bisogna entrare nella sua linea, nella sua spiritualità, della devozione alla Madonna, della consacrazione al cuore immacolato della Santissima Madre di Dio e poi nella preghiera del Santo Rosario. In questo modo, se noi entriamo in questa linea, che è anche la linea del Concilio Vaticano II, noi superiamo, possiamo superare questa crisi di fede e del disorientamento in cui adesso si trova la Chiesa, come ha detto anche Giovanni Paolo II nella sua esortazione apostolica sull'Europa. Viviamo in un'epoca del disorientamento e questo adesso si vede ancora meglio perché quella esortazione è uscita nel 2003. E allora con l'aiuto della... noi dobbiamo innalzare i nostri occhi a questa prima stella del Concilio che è stata esaltata al Concilio Vaticano II come madre della Chiesa, madre nell'ordine della grazia. E io penso che una delle maggiori tragedie dopo il Concilio Vaticano II è stato questo, che non si è capito quello che il Concilio insegna, che la Madonna è madre nell'ordine della grazia e che ha voluto proprio in maniera solenne confermare questo Papa Paolo VI, proclamando solennemente la Madonna madre della Chiesa, no? Lei è la madre che interviene proprio come non mai in questi tempi che sono apocalittici, interviene con la sua luce per portarci sulla via dell'era nuova, che è proprio quella del Concilio, no? E che è anche predetta nella Sacra Scrittura. Allora, l'esortazione finale che mi verrebbe da fare, e vediamo se lei condivide, padre, è un po' come nel sogno di San Giovanni Bosco, che la salvezza viene aggrappandosi a questa corda di salvezza che è il Santo Rosario, che poi è anche rappresentato nella Cappella Sistina. C'è un uomo sulla sinistra, guardando il dipinto, che tira su le anime al cielo con una corda con i grani del rosario. Allora forse per noi semplici e umili laici questo strumento, così la preghiera dei semplici, la preghiera degli umili, forse anche la preghiera degli ignoranti, cosa ci importa a noi di essere dei sapienti? È uno strumento davvero per combattere per il trionfo del cuore immacolato di Maria. Sì, cioè la Madonna a Fatima ha promesso questo trionfo del cuore immacolato di Maria, si è manifestata, rivelata tra i piccoli bambini e ha esortato a pregare già i piccoli la preghiera di Rosario, di fare sacrifici, cioè di accettare la croce che il Signore manda a loro, no? E allora questi bambini sono stati tramite la Madonna, poi pieni della sapienza di Dio, perché non è la sapienza del mondo che salva la Chiesa o salva noi, ma è la sapienza di Dio. E questa sapienza di Dio incarnata ci viene donata proprio attraverso il cuore immacolato di Maria, che lei raccoglie nel suo cuore immacolato proprio i piccoli, semplici, quelli che non contano nulla, no? Perciò la preghiera dei piccoli, cioè dei piccoli come erano questi pastorelli di Fatima, è questa preghiera che conta di fronte a Dio e che, unita alla sofferenza di Cristo, alla sofferenza della Madonna, prepara il trionfo del suo cuore immacolato e che ci guida anche sulla via giusta di rimanere fedeli alla tradizione apostolica, alla sacra tradizione che è presente in tutti i concili ecumenici della Chiesa, la quale è stata riassunta dal Concilio Vaticano II per l'era nuova, no? Ed allora ecco che la Madonna ci
ci dona questa preghiera del Santo Rosario come importantissimo mezzo di salvezza in questi tempi di confusione. E poi Giovanni Paolo II ha detto proprio alla Via Crucis, una volta alla fine della Via Crucis: aggrappati alla tua croce, Signore, noi aspettiamo la tua venuta della gloria. Cioè questa devozione alla Madonna, consacrazione al cuore immacolato di Maria, ci porta di essere fedeli a Cristo, alla croce di Cristo, di rimanere fermi nella fede e così di conservare la corona di 12 stelle che la Madonna riflette nei suoi piccoli figli. E questa corona di 12 stelle è la fede apostolica. Così che, Paolo, che questo grande apostolo Paolo ha detto: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede. E allora noi dobbiamo conservare la fede per ottenere la salvezza eterna. E qui proprio la consacrazione al cuore immacolato di Maria, la preghiera del Santo Rosario, vivere questa consacrazione, questo affidamento filiale alla nostra Mamma Celeste, lei ci prende per mano e nel suo cuore immacolato, come la prima stella, ci conduce verso l'era nuova in cui trionferà, come ha predetto Paolo VI, la civiltà dell'amore, ossia il regno glorioso di Cristo, il regno della sapienza divina, della carità e della pace. Grazie padre, grazie. Grazie a lei.